Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Besiege. Allora, continuiamo con Thorbrand e guardate qua che cosa ci aspetta. Praticamente la missione di distruggere il convoglio di aerei. Sentite che rumore che fanno, tipo navi da crociera. Sono fighissimi sti affari. E io vi ho preparato una sorpresina. Guardate qui. Babam! Un elicottero Apache. Pronto per con i suoi quattro cannoni per abbattere il convoglio. E l'originale l'ho scaricato da un utente ed era più o meno come questo qua, l'Apache elicottero. Che però me lo sono già modificato tutto quanto perché non mi piaceva, era sbilanciato e quindi l'ho messo a posto. Quindi si può dire, cioè, l'originale sotto aveva le bombe, era abbastanza bruttino, molto più lungo invece. Penso di averlo, cioè sono riuscito perlomeno a farlo entrare nella griglia, quindi è anche utilizzabile. Se Nero è bilanciato quasi alla metà, quasi, però si potrebbe bilanciare alla metà, cosa che servirebbe tantissimo. Mettendoci ad esempio le due sospensioni qua sotto. Picchete. E lui rimane in piedi quando si parte. Il tutto, ragazzi, ripeto, è nella griglia del gioco. Quindi è possibile utilizzarlo nell'avventura. E quindi come funziona? Funziona che è un casino. Allora, giriamo le pale. Diamo il via e cominciamo a tenerlo in piedi e bang! No, non l'ho preso. Ho notato che perché esce fuori dalla mappa, però ho notato che la cosa migliore da fare è cascarci sopra a questi affari, cioè i cannoni vanno bene, ma non è sempre facile. Questo non va bene invece, riproviamoci. È difficilissimo manovrare questo affare e soprattutto la visuale non ci aiuta per niente, ma proprio zero. Tipo qua saremo quasi a posto. Proviamo a sparare. Bang! No. E bang! No. E io ci casco sopra. Bang! Prossimo. Tanto gli elicotteri Apache funzionano così, non mica i missili sono solamente per figura. No, hanno messo i missili sugli Apache solamente perché fa figo. In realtà ci cascano sopra all'obiettivo. Ecco qua. Adesso. Bisogna fare attenzione perché questi due convogli centrali hanno hanno gli animali nelle casse, ma gli altri, come vedete, hanno i cannoni e sparano. E quando sparano fanno veramente male. Vediamo. Dai. È che c'è anche il vento e mi tira un po' di qua, un po' di là. Guardate dove sono finite, io pensavo di essere giusto. Speriamo. E riprendiamo. Mi sono distrutti altri due pezzi, ma va bene. Dai che ce la possiamo fare. Dai, dove sta tirando? Mannaggia. Dai. Dritto sopra. Prossimo. Bam! E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stato fighissimo. E return? Ah, return to map. Perché era l'ultimo episodio? Oh, ma davvero? Non hanno finito allora? Ah, cavoli, io pensavo che questi qua sono ancora bloccati allora. Quindi nei prossimi aggiornamenti arriveranno. Eh beh, è stato un episodio molto 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 breve. Dato che è stato così breve, vi faccio vedere come sarebbe l'originale, perché
appunto, come dicevo, io ho dovuto tagliare anche le pale, vedete, ho dovuto mettere le pale piccole perché le pale grandi non ci stavano. Questo era quasi l'originale, quasi. Dove ho le bombe, funziona bene, è un po' più sbilanciato di quell'altro, anzi no, è più bilanciato. Vabbè, quindi io l'ho sbilanciato, diciamo. Ah, ma perché questo c'è anche questo dietro, io invece non ce l'ho messo, però è molto più leggero il mio e quindi più manovrabile. Poi sì, c'è anche una versione che gli ho messo il lanciafiamme. Ma questo è abbastanza ingestibile, diciamo. Bruciamo, non si vede niente. Vabbè, abbiamo distrutto così. L'elicottero si è distrutto, se no facciamo triturare questo affare. Vai, trita, trita. Voilà. Vabbè ragazzi, quindi Tollbrand, insomma, è finito. Noi aspettiamo i prossimi aggiornamenti per vedere come andrà avanti. Per ora è molto molto figo. Cioè, non so se avete visto anche come sono costruiti questi velivoli. Hanno delle texture, delle pattern che non esistono. Io penso che cioè, non so se i creatori di Besiege ci faranno mai utilizzare queste cose qua, tipo questi cannoni, guardate che belli, però penso che siano stati costruiti ad hoc per questo livello. Non ci sia, non è, mi sembra un po' difficile che si possa costruire. Insomma, io spero che il video, anche se breve, vi sia piaciuto. Abbiamo finito tutto il brand e quindi, come ho già detto due volte, aspettiamo i prossimi aggiornamenti per continuare. Io vi invito a lasciarmi un mi piace, un commento sotto il video. E ci vediamo prossimamente con qualche novità. Vi anticipo, ci sarà una novità. Una novità che riguarda quel famoso giochino a cubetti che piace molto alla gente. Io vi saluto, ciao a tutti ragazzi, grazie per avermi seguito.